die das wäre recht. Questo scudo è eccellente, Sunniva. L'abilità di Gunnar non delude mai. Ecco a te, dal clan del Corvo. Uno scudo magnifico. È notevole, ma serve un tocco di maestosità per celebrare tuo padre. Un sigillo, direi, che faccia da ornamento. Ci serve un artigiano. Ce n'è uno nel villaggio. Conosco un uomo. Un esule, ma abilissimo. Vive in una caverna a nord-est di Hemthorpe. Ti accompagnerei io stesso, ma devo recuperare Isbjorn. Isbjorn? La lancia di tuo padre? Non la imbracciava a Ulkerthorpe? L'ha persa inverni fa, cacciando un orso. Riuscì a colpirlo, ma la lancia rimase conficcata nell'orso, che poi fuggì. E dopo tutti questi inverni, speri di ritrovarla per deporla sulla pira? Direi che le tue possibilità sono scarse. Animo, amico mio. Ho un certo istinto. Tu cerca l'esule. Si occuperà dello scudo. Piega le ali, Sinin. Caverna scoscesa, il rifugio dell'esule.
Esule deve avere a cuore la sua solitudine per vivere in un buco simile. Sei un uomo difficile da trovare. Ah. Jarl Hemming è morto. Mm. Mi hanno detto che sei un mastro artigiano. Vorrei un'incisione su questo scudo che celebri la vita e la morte di Jarl Hemming. Le pietre. Jarl Hemming aveva mano ferma e cuore saldo. Puoi dire lo stesso? Tuo cuore non è ancora saldo. Come potrebbe esserlo oggi? Il cuore di Jarl Hemming non ha mai tremato. Sì, il suo cuore era tanto saldo quanto grande. Non mi hai ancora risposto. Mi aiuterai con l'incisione? Per cosa lo ricorderai? Per la sua saggezza, sempre fonte di ispirazione. L'intreccio del tempo, allora. 9 linee che segnano il destino, dal passato al futuro. È ciò che desideri? Sì, è la mia scelta. Allora comincerò. Come sei finito qui? Il fato. Fui condannato a morte. Ingiustamente, pensai. Ma un uomo era stato ucciso. Jarl Hemming desiderava che vivessi. Gli abitanti del villaggio. No. La mia vista e l'esilio. Questo fu il nostro compromesso. Ti ringrazio molto. Sarà suo figlio a succedergli. Sta a Veli deciderlo. Veli non conta. Il fato ha già deciso. L'Alting è domani ed eleggerà un nuovo Jarl. Devo parlare dell'assemblea con Sunniva.
Hai consultato la veggente? E hai avuto le tue risposte? Ne ho avute alcune. Le altre devo trovarle da solo. Credi che ci sia posto per Vili nel nostro insediamento? Ha espresso il desiderio di vivere con noi. Ma non verrà presto nominato Jarl della Contea? Questo è ancora da stabilire. C'è chi vedrebbe meglio Trygve come capo. Eivor, Trygve non vuole essere Jarl. Intende seguire il suo signore persino nella morte. Assolutamente no! Mio padre non te l'avrebbe mai permesso. Potrei onorare lo Jarl in altro modo alla mia età? Qui non c'è più posto per me. Il futuro è tuo, Vili. Questa pira brucerà per mio padre soltanto. Tu devi vivere. Ti proibisco di seguirlo. Non ti permetterò di sacrificarti. Me lo proibisci in quanto amico, Vili? O in quanto nuovo Jarl? In quanto uomo che vuole ricondurti alla ragione. Vili. Trygve. Ognuno di voi calza uno stivale di Hemming, ma si rifiuta di indossare l'altro. Cosa se ne fa il mondo di due indecisi? Perché non ti proponi tu stesso? Prenditi questa contea. Non è il mio posto. Il tuo posto è ovunque metti piede, ovunque ci siano una vittoria e un bottino da conquistare. Non limitarti alle buone azioni. Allo Snottinghamshire sarebbe un capo da ammirare, di cui la gente si fidi. Molti amano Vili e sono ricambiati, ma lui non vuole il comando. Potrebbe imparare, ma lo desidera. E Trygve, saldo, saggio e fedele ai dettami di Jarl Hemming, forse anche troppo, ma è vecchio e ha perso la gioia di vivere. È arido di carisma. Non puoi! Te lo impedirò! Non sto chiedendo il tuo permesso, solo il tuo perdono. Eivor, distoglilo dai suoi propositi suicidi! È una scelta forte, Trygve, e avrà gravi conseguenze. La Contea soffrirà molto la tua perdita. Ma non mi resta più niente. Il senso della mia vita già ce l'ha, su quella pira. Non è così! Quando le persone si rivolgevano a mio padre, a chi lo vedevano chiedere consiglio? Jarl Hemming era la mia roccia. Sì, lo consigliavo, ma alla fine era lui a decidere. Se Hemming fosse qui, non ti chiederebbe di esercitare la tua saggezza per il bene comune. E hai giurato di seguire lo Jarl nella morte.
o di tramandarne lo spirito. Resterò. Sei molto saggio, Eivor. Anche più di quanto credessi. Eivor! Suniva! Hanno avvistato dei pitti nella boscaglia. Vili li insegue. Coda di legno. Avrebbe dovuto avvertirmi. Indicami dove è andato. Svegliamo gli altri. L'oscurità favorisce i pitti. Posso occuparmene da solo. Dimmi dove. Non sono lontani. Ti faccio vedere. L'ira lo ha consumato, Eivor. Questa rabbia, questa tristezza, hanno preso forma. Coda di legno non ha mai represso le emozioni. Doveva succedere. Avrei dovuto essere più vigile. Non dartene colpa, Drang. Gli ho sempre guardato le spalle, in gioventù come adesso. Se questa furia è ciò che gli serve per liberarsi del male che lo affligge, mi assicurerò almeno che non si faccia male. Grazie a Odino, hai il morso di lupo a fargli da ombra. Per la famiglia si fa questo e altro, Suniva. Senza fare domande. Per te avrei fatto lo stesso. Per chiunque nel clan. Lo so, Drengr. Per questo ti ho giurato fedeltà. Qui, Eivor. È dove Vili ha visto uccidere il ricognitore e si è scagliato contro il nemico. Tornerò a Hemthorpe per assicurarmi che i nostri corvi siano vigili. Fa attenzione, Drengr. Sì, i miei occhi. Attaccheranno a vista qui. Eivor, perfetto! Ora possiamo lasciare su di te. Soffri! Osate turbare questi giorni di lutto! Fermo, Vili! Sono morti. È finita. Ho visto galli da combattimento più temibili. Strano a dirsi, ma anche io. Quel suono è un tuono. Sono passi. Dobbiamo ritirarci. Seguimi. Svelto! Thank you.
quando cascano guai. Risparmia le tue parole al miele per quando saremo fuori di qui. Devo riprendere fiato. Ah, per il martello di Thor! Ho il cuore in gola! Selvaggia e azzardata, come le nostre prime battaglie. Ricordi l'isola a nord di Stavanger? Sì, dove Kjotve lo spietato addestrava i berserker. Colossi senza cervello e con la bava alla bocca. Li insultavamo dagli alberi. E c'era anche quell'ubriacone, ricordi? Nudo come un verme, col cazzo congelato a furia di cercarci. Poi cascò a corpo morto nella neve. Eri felice di avere mie notizie. Pensavo che ti fossi cacciato in qualche guaio. Ma ho sorriso nel sentire il tuo nome e mi chiedevo se avessi preso il posto di tuo padre alla guida del tuo clan. Beh, hai la tua risposta. Sarei disposto a diventare un troll pur di lasciarti questo clan. Sai che non succederà. Quando mio padre fu nominato Jarl, non c'era nessuno ad aiutarlo. Eppure trionfò. Ma io non sono mio padre. Io voglio solo viaggiare. Credi che Sleipnir sarebbe felice di essere prigioniero in una stalla, per quanto maestosa? Ehi, che ti prende? Hai degli amici, Billy. Trygve forse non conta. E io, e il tuo clan. Sì, certo. Lo so. Non puoi viaggiare per sempre. Saresti solo, Billy. Tienilo a mente. Qui sei circondato da chi ti ama. E sarà sempre così. Se non getterai via tutto. Io credo di capire cosa intendi. Stupido coda di legno. Dei galli dragoni? Possono esistere bestie simili? Non credo proprio. E la vodka? Un infuso di acqua e fuoco. Te lo posso giurare. Tolta la morte di tuo padre, Billy, è stato bello, divertente. Ti chiedi mai cosa sarebbe successo se il mare del nord non ci avesse separati sin dalla nostra infanzia? Quali avventure avremmo avuto? Razzie, battaglie, gloria. E a volte penso a cos'altro avremmo potuto condividere. No, non è così che penso al passato. Non voglio che mi distolga dal futuro. E io corro verso il futuro. Credo che riposerò. Ne avrò bisogno. Stai andando? Oh, con tutti quei pensieri io non ho chiuso occhio. Il funerale, i tei. Devo tornare. Ti capisco. Ci vediamo là.
era già andato. Ma a preparare il funerale, immagino.